Buongiorno, come state? Siamo qui per raccontarci il nostro dopo, la nostra diretta che devo dire ha avuto molto riscontro sull'argomento che avevo lanciato, ovvero il cannocchiale. Perché? Perché proprio il 12 gennaio, il 12 marzo, scusate, è la ricorrenza dell'anniversario della prima pubblicazione di Galileo Galilei, Sidereus Nuncius del 1610, e si dice che da questa data ci sia stato l'inizio della scienza moderna. E proprio a Galileo Galilei si deve la scoperta del cannocchiale, o meglio del telescopio. E mi sono chiesta, insomma, se qualcuno di voi avesse utilizzato il cannocchiale, che uso ne avesse fatto, e se, insomma, amava anche un po' la volta celeste. E così devo dire che è stata una bella mattinata, perché effettivamente abbiamo avuto modo di raccontarci tanti aneddoti legati ai telescopi, come quello ad esempio al fatto che ci si è avvicinati al mondo, a questo mondo grazie al nonno, a un telescopio che c'è ancora, e poi si è avuto la possibilità, insomma, viaggiando, poi di scoprire altri cieli in mete diverse, come ad esempio in Sudafrica, e l'abbiamo detto, effettivamente i cieli sono molto diversi tra di loro e quindi ci permettono di vedere cose diverse. Ma anche attraverso gli osservatori astronomici, che sono tantissimi, ad esempio uno da noi, il planetario a Pino Torinese. Chi in qualche modo ha utilizzato, si è appassionato così all'astronomia, ma si è appassionato grazie non tanto a una persona che è vicina a lui, ma ad esempio a Piero Angela, al grande divulgatore Piero Angela, che effettivamente ci manca un po', e dobbiamo dire la verità, ci manca un po', e molti di noi si sono appassionati a questo mondo grazie sicuramente a lui, un po' come alla storia e tutto quello che ci ha raccontato e che con il figlio, insomma, prosegue. Però il padre era ancora un'altra cosa. Che dire, cosa mi avete raccontato? Mi avete raccontato di Ricchini, che è un po' come ho detto in apertura, insomma, il cannocchiale negli anni Ottanta è stato usato da Pierino in modo improprio, diciamolo così, e molti di voi l'hanno usato per sbirciare nelle case dei vicini, o meglio delle vicine, o per sbirciare magari un'amata. Ecco, mettiamola così. Mannaggia, birichini, questo non si fa, non si fa. Chi l'ha utilizzato invece per guardare all'interno di un cimitero, per vedere se c'erano diciamo così, delle anime che uscivano proprio dalle tombe, in realtà hanno visto solo fiammelle. E va bene, anche questo è un modo di utilizzare il telescopio. Io, ad esempio, ne ho regalato uno, noi ne abbiamo regalato uno a nostra figlia, che amava appunto il telescopio, e lo utilizziamo molto in montagna ad estate per guardare la volta celeste. Oppure ancora, non ho mai guardato all'interno di quei telescopi che ci sono nelle città, dove metti la monetina e vai a guardare, no? Che cosa hai intorno, anche perché mi piace più vedere ad occhio nudo. Poi certo, magari lì vedi anche delle particolarità, assolutamente sì. Mi è stato chiesto se accanto ce n'è uno di questi, ho detto di sì, ed effettivamente voi un po' birichini mi avete chiesto se puntava sulla spiaggia naturista. Vi devo dire la verità, è in un luogo molto bello, molto scenografico, su un cucuzzolo, insomma, su una passeggiata alle falese. E però la prossima volta che vado mi fermerò a guardare chi mette i soldini dove punta, se punta dritto all'orizzonte oppure se punta un po' più in basso, diciamo così, nella spiaggia naturista. Va bene. Si è parlato poi anche di utilizzare il cannocchiale, il telescopio, anche per una pratica che è quella del bird watching. Anche qui maliziosi, ma è una pratica ornitologica molto affermata, tant'è che ci sono anche tante oasi, tanti luoghi dove poter fare anche questa pratica di bird watching. Quindi, insomma, veramente abbiamo spaziato di tutto di più, ci siamo divertiti raccontando anche aneddoti un po' particolari e maliziosi, ma di più non possiamo dire. Però, insomma, sono contenta perché devo dire che questo argomento ha veramente tirato fuori il meglio di voi, tant'è che addirittura mi era stata anche raccontata di due francobolli che erano stati stampati legati proprio alla storia del telescopio, dove venne stampato un francobollo
con il cannocchiale, ma fu stampato a testa in giù e quindi vale una fortuna. Io dicevo, mamma mia, fortuna chi l'ha trovato. E poi un'altra che St. Keith Nevis pubblicò un francobollo con Cristoforo Colombo e il cannocchiale quando non era ancora stato inventato. Quindi devo dire che sono veramente delle belle curiosità che mi avete dato. Da lì poi ci si è legati, insomma, ai francobolli, si è legati anche ai cimiteri. Questo per dire che cosa? Beh, per dire che abbiamo tirato fuori, diciamo così, un altro argomento per martedì prossimo, ovvero i cimiteri. Mi avete detto che avete tante storie, allora bene, parliamo di cimiteri. Certo è che io, come vedete, insomma, mi sono anche vestita molto a tema, quest'oggi, parlando insomma di Volta Celeste. Chi, insomma, un po' bricconcello mi ha detto, allora se parliamo di cimiteri metti una maglia tutta strappata come gli zombie? No, non si può, non si fa. Quindi mi raccomando, parleremo comunque di cimiteri, troveremo qualche cosa, anche qualche canzone legata ai cimiteri. Oggi martedì ci siamo ascoltati Il cielo di Renato Zero. E quindi vi voglio sul pezzo, come sempre, preparatevi, ci vediamo martedì per parlare di cimiteri, poi chi lo sa se riusciremo magari a fare anche qualche reportage sull'astronomia e quindi su qualche luogo astronomico, e poi mano a mano andremo avanti perché sono usciti altri argomenti come i francobolli e cose varie. Per ora è tutto, grazie, un bacio grosso, vi ringrazio come sempre, seguitemi sia su Patreon, Simona Non Solo Radio, che approfondiamo anche altri argomenti in modo anche diverso, anche diciamo così stilisticamente parlando. Scrivetemi a macalibuno@libero.it oppure ci vediamo qui su YouTube martedì prossimo per parlare di cimiteri. Un bacio, grazie, buona settimana a tutti.